avrete notato c'è qualche cambiamento. In realtà ho chiesto semplicemente a mio figlio, il secondogenito Mattias, di poter utilizzare, vediamo se i potenti mezzi ci aiutano. Dicevo, ho semplicemente chiesto a mio figlio Mattias di poter utilizzare la sua postazione, quella che normalmente usa per giocare alla PlayStation, comunque al computer. Mi sembra una postazione moderna, devo ancora un po' farci l'abitudine, ma come giusto che sia, cominciamo anche a entrare nel mondo dei ragazzi e a utilizzare la loro strumentazione per farci comprendere meglio. Certo, è suggestiva comunque questa atmosfera molto moderna e direi molto giovanile. Tante novità, ci siamo lasciati circa un mesetto e mezzo fa, tante cose sono state fatte dalla nostra amministrazione, naturalmente sono pronto anche a rispondere alle vostre domande, spero soltanto di riuscire a leggerla, ecco, riesco anche a leggere, incredibile, con questi potenti mezzi davvero facciamo passi da gigante, quindi comincio anche a salutare un po' di nostri amici che si stanno collegando. Devo dire che questo appuntamento mi è stato richiesto da un grande numero di miei concittadini, con mia soddisfazione, andando in giro un po' in queste ultime settimane, ho notato che c'è anche il piacere di vedersi lunedì, di ascoltarmi, anche di interagire. Cominciamo con un po' di novità, nel frattempo raccolgo anche un po' di vostre domande, vedo Valeriano che mi parla del tunnel. Saluto Vittorio, Sabino, Filli, Paola, Alberto, Luigi, Mario, che mi chiede della situazione della scuola di Verona che stiamo risolvendo. Lì c'è stato un problema. C'era stata una ordinanza di messa in sicurezza, direi anche di abbattimento, di un edificio, di un'abitazione nei pressi della scuola, per cui è stato interdetto il passaggio. Evidentemente, però, questa interdizione ha creato più di qualche disagio rispetto all'ingresso dei ragazzi a scuola, quindi abbiamo provato insieme alla municipale a trovare una soluzione, mi sembra che ci siamo e quindi a breve riaprirà anche la scuola o comunque consentiremo l'ingresso ai ragazzi per evitare che ci siano problemi anche di affollamento e di calca dinanzi alla scuola, naturalmente rispettando la massima sicurezza per i nostri ragazzi. Dicevo, un po' di novità è stata la settimana, Veronica, parleremo anche di Parco Castagno, come delle altre questioni, immagino anche di Via Tedesco, come mi ricorda il validissimo Giovanni, tranquillo, siamo vicini alla soluzione. Vi ho detto che questo Natale lo trascorrerete nei nuovi alloggi e così sarà, parola di sindaco, parola di Gianluca Festa. Dicevo, è stata la settimana della riapertura del teatro Gesualdo, un grandissimo evento, un evento internazionale. Abbiamo avuto il piacere di ospitare una giornata del Festival del Tango di Buenos Aires direttamente con il patrocinio del governo di Buenos Aires e con il patrocinio dell'ambasciata italiana in Argentina e di quella argentina in Italia, oltre che della Fondazione Astor Piazzolla, grande qualità al Gesualdo. Davvero lo spettacolo adatto per ricominciare a vedere manifestazioni presso la nostra struttura molto prestigiosa e a breve ci sarà anche la notizia del cartellone che potrete seguire presso il Teatro Gesualdo nella prossima stagione, un cartellone che sarà composto da alcuni spettacoli che l'amministrazione è riuscita a bloccare attraverso i fondi POC, poi ci saranno altri spettacoli di grande valenza, di grande levatura, insomma sicuramente sarà anche questa stagione una stagione di altissimo livello, quindi pian piano stiamo riprendendoci la nostra vita e direi anche la nostra normalità. Ciao Peppino, ciao Alberto, alle 10. Allora, questa domanda mi consente di fare un po' di chiarezza sulla vicenda negozi, orari di aperture e anche tipologia. Nelle scorse settimane, per consentire la ripartenza e anche la riapertura delle scuole, provando a gestire il traffico, e arriveremo anche alla vicenda traffico,
Si sono tenute molte riunioni in prefettura. Io ringrazio sempre Sua Eccellenza il Prefetto per la grande disponibilità e per il grande supporto che, come al solito, non solo dimostra, attua nei confronti della nostra comunità. Ebbene, a seguito di queste riunioni, il tavolo tecnico di fatto ha fornito delle indicazioni al sindaco, che ha preso atto di quelle indicazioni, che hanno trovato anche la condivisione delle associazioni di categorie. Quindi ho firmato un'ordinanza, frutto delle decisioni di quel tavolo, non certamente di mie scelte. Quindi ho firmato una ordinanza che prevedeva l'apertura di alcuni negozi. L'elenco è quello che ho indicato nella mia ordinanza: apertura alle 10. Evidentemente si trattava di un provvedimento sperimentale. Io stesso ho chiesto di rivedermi con le associazioni, ho chiesto gentilmente al prefetto di riorganizzare una riunione e, come al solito, l'ho trovata molto disponibile. Alla luce di questa ulteriore riunione, nella quale evidentemente ho mostrato alcune criticità che erano emerse e ho proposto alcune modifiche, devo dire che sono state raccolte, condivise e accettate da tutti i presenti, e quindi ho firmato un'altra ordinanza per 6 giorni, da lunedì oggi fino a sabato, che anticipa l'apertura alle 9:45. E diciamo, la limita a 4 categorie: negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie e arredamento, perché comunque c'era stata l'esigenza di provare a sfalsare gli orari di apertura di alcune attività che non fornissero servizio, prodotti essenziali. Ora, rispetto al traffico, io vorrei che noi ci intendessimo. Guardate che ci sia traffico tra le 8 e le 8:30 e tra le 13 e le 13:30 in città è una questione atavica. Non è che improvvisamente quest'anno è comparso il traffico in città. Anche quando io frequentavo le scuole medie e le superiori, ricordo che in queste fasce orarie c'è sempre stato il traffico. Banalmente, cosa ho detto? Se vogliamo limitare la presenza di traffico in città, poiché le strade sono quelle e il numero di auto e di veicoli tende ad aumentare, dobbiamo sfalsare la presenza di veicoli negli stessi momenti. Mi spiego meglio. Poiché addirittura in questa fase sono aumentati, anche se in piccolo numero, i bus e i pullman, e poiché c'è il Covid, c'è qualcuno che prima magari utilizzava il mezzo pubblico che ora utilizza l'auto, quindi il numero totale di veicoli che percorrono le nostre strade è aumentato. Banalmente ho detto, se noi abbiamo, dico un numero, 10.000 mezzi che contemporaneamente camminano per la città nelle strade che abbiamo, quelle poche, evidentemente c'è del traffico oggettivo. Se invece abbiamo 5.000 mezzi che percorrono le strade alle 8 e 5.000 che le percorrono alle 9, evidentemente abbiamo risolto il problema del traffico. Sembra banale, sembra una considerazione, diciamo, anche abbastanza evidente, però di fatto è la soluzione. Noi o da un lato riusciamo a separare l'orario di entrata presso le scuole o presso gli uffici e quindi spalmiamo la presenza delle auto e dei bus in orari diversi, oppure se contemporaneamente affolleranno le nostre strade avremo sempre il traffico. Altra ipotesi che io misi al vaglio, ecco, anche su questo ho letto il sindaco, cambia idea. No, io ho sempre avuto le idee molto chiare. Da quando delocalizzai il terminal bus da Piazza Macello allo stadio. Io dissi all'allora amministratore unico dell'AIR che secondo me il percorso dell'extraurbano avrebbe dovuto prevedere il passaggio per l'abbonati, una fermata sullo stadio e poi l'arrivo presso il campus di Via Manuele Selvaggi. Sono 2 anni che ho immaginato questa soluzione. Mi fu detto allora dall'amministratore Desio che questo avrebbe comportato maggiori spese in termini di chilometri percorsi. Ho detto, vabbè, ho capito. Ma se c'è un problema e abbiamo anche la soluzione, magari la regione si farà carico di una spesa ulteriore, ma almeno avremo risolto un problema. Devo dire che invece con l'arrivo dell'amministratore Anthony Acconcia questa condizione è molto migliorata, c'è molto più dialogo, molto più ascolto e grazie anche all'intervento del prefetto e al tavolo che
Stamattina si è tenuto con i dirigenti scolastici, c'è questa soluzione al vaglio. Per la verità, i dirigenti hanno chiesto una fermata di fatto sui cappuccini e una via Manuele Silvati. Io ritengo che una fermata presso lo stadio, che di fatto rappresenta un luogo distante 200 metri dai cappuccini, potrebbe rappresentare la soluzione definitiva al problema del trasporto degli studenti in città e quindi evitare il passaggio a Piazza Kennedy, cosa che chiedo da almeno un anno e mezzo, potrebbe finalmente essere un obiettivo che riusciamo a raggiungere. Vediamo un attimino se c'è qualche domanda, perché io vi racconto un po' di cose, ma spero di riuscire anche a rispondere alle vostre domande, ovvero l'indennizzo del proprio terreni di costruzione di due rotonde. Guarda, Patrizia, io ti posso dire che questa città assistendo come città, io credo che al momento, e ho chiesto agli uffici di fare una verifica, credo che questa città abbia pagato una cifra intorno ai 18-20 milioni di euro di espropri per il mercatone. Noi stiamo ancora pagando debiti di fatto contratti 40 anni fa, al di là del giudizio sul mercatone. Io ho un mio personale giudizio che ho espresso anche in altre occasioni. Per fortuna ora il project in qualche modo ci è venuto incontro e devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Per quanto mi riguarda, io l'avrei abbattuto anche per chiudere col passato, perché il mercatone rappresenta l'icona del fallimento della Prima Repubblica. Quindi io anche per dare un segnale alla città l'avrei abbattuto. Devo dire però che il project che stiamo ultimando comunque ha dato una nuova vita e una nuova veste al mercatone, quindi sono contento dell'intervento che si sta realizzando, però per dare un segnale completo di ripartenza e rottura, io l'avrei abbattuto. Ci ho detto, vero problema, al di là degli espropri delle rotonde, per carità, sono gli espropri di Fossa Santa Lucia, del Mercatone, operazioni imbarazzanti che ancora stiamo pagando e che probabilmente pagheremo ancora per anni, uno dei motivi per cui questo comune è in predissesto, ma è giusto per... no, Maria, non ci vuole una seduta spiritica. Quando la prossima volta vorrai candidarti e sarai eletta e magari amministrerai, ti metterai in discussione. Io lo faccio con la mia faccia, senza offendere nessuno. Chiaramente ognuno può rimanere della sua idea, ma non serve alcuna seduta spiritica. Per fortuna c'è un sindaco che amministra, conosce le questioni, le affronta con determinazione e magari qualcuno che avete anche voi sostenuto in passato, che ha fatto tanti danni, finalmente vede quei danni risolti da questa amministrazione. Tornando a noi, un po' di altre questioni, la fondazione. Abbiamo deliberato anche la fondazione di partecipazione, questo strumento che servirà alla nostra città finalmente per attuare politiche culturali. Sono state fallimentari, tutti l'hanno detto in Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione. Si è parlato di vulnus che questa città ha vissuto negli ultimi decenni rispetto alle politiche culturali. Quindi vuol dire che se tutto fosse rimasto come è stato in questi ultimi anni, avremmo assistito ad un ulteriore fallimento o insuccesso. Se veniva a cambiare, ho immaginato insieme all'amministrazione di approvare, di costituire una fondazione di partecipazione, perché credo che allargarla a soggetti privati, associazioni, professionisti e comunque esponenti del settore sia un arricchimento per questo organismo, e quindi io sono convinto che la fondazione rappresenterà davvero il volano, lo strumento vincente finalmente per provare a far decollare Avellino anche per ciò che concerne il settore cultura, anche perché il comune oggettivamente per fondi e per mancanza di personale oggi non avrebbe la struttura, l'organizzazione per dedicarsi come questa amministrazione vuole che si faccia. Presenteremo anche una strategia, perché ogni volta c'è sempre il benaltrismo. Avete fatto questo, ma serviva ben altro. Avete annunciato questo, ma servirebbe ben altro. Intanto si è parlato di fondazione per 6 anni e questa amministrazione l'ha costituita, l'ha deliberata e la sta per costituire, per la verità, e partirà. Quindi questo è un punto fermo, un altro successo targato amministrazione del sindaco Festa. Poi sicuramente presenteremo quella che è la nostra idea anche di cultura in città, che
la fondazione dovrà realizzare, ma senza la fondazione qualsiasi idea sarebbe stata, non dico un insuccesso, ma evidentemente non avrebbe potuto godere dello strumento per essere realizzata. Hakuna Matata, perché il PD mi buttò fuori? Semplice, perché io mi ribellai al palazzo, misero il veto sulla mia candidatura alle provinciali, sono passate, io ti ringrazio Hakuna Matata, vorrei sempre sapere se sei Hakuna Patata o chi sei, perché io capisco l'imbarazzo a far conoscere il tuo nome, forse ti vergogni di te stesso, però sarebbe curioso sapere chi sei, saremmo curiosi tutti, così potremmo anche sbeffeggiarti un po' se ti facessi conoscere, ma capisco la vergogna che provi anche quando ti guardi allo specchio. Dicevo, fu messo un veto sulla mia candidatura da parte del PD, fui espulso, mi candidai, fui eletto praticamente da solo con la mia lista davvero, e poi la cosa bella è che il PD, visto che mi opposi a quella decisione, mi reintegrò perché ebbi ragione. Quindi 2-0 senza alcun tentennamento, vinsi questa partita 2-0 portando a casa un grandissimo risultato. Il parcheggio, c'è pure il parcheggio del comune, Alberto, non comprendo la tua domanda, però magari se poi me la poni un po' meglio cerco anche di risponderti. Non so, forse Anselmo avrà letto qualche domanda che ricordava il concerto di Vasco Rossi. Io ricordo che ero in giunta quando con l'assessore Romei noi di fatto chiudemmo con l'organizzazione di Vasco Rossi per portarlo qui al Partenio. Purtroppo ci fu un malore del notissimo, straordinario artista, per cui quel concerto saltò, però insomma sarebbe stato davvero un grandissimo evento per la nostra città. Altra questione, centro per l'autismo. Io ci tengo moltissimo e vorrei fare chiarezza anche su questo aspetto, perché attraverso la regione abbiamo ottenuto ulteriori 400.000 euro per la verità, per non completare la struttura, ma per renderla più funzionale. Abbiamo avuto questa opportunità, perché perderla, anche perché di fatto mancano pochi interventi per poterla consegnare all'ASL, perché immaginiamo evidentemente di trovare una collaborazione con l'ASL e di consegnarla incomodato d'uso gratuito all'azienda sanitaria locale, però con questi ulteriori 400.000 euro vogliamo renderla ancora più moderna, ancora più funzionale. Ci stiamo anche confrontando non solo con le associazioni ma anche con altre realtà importanti di riferimento nazionale e anche internazionale, perché sarà un altro successo. Io ogni tanto sento dire sindaco, ma ci ha detto che il centro per l'autismo sarebbe partito 6 mesi fa. Io intanto ho risposto: se dal 2005 che non è partito, quindi 16 anni, e finalmente questo sindaco e questa amministrazione lo faranno partire, non credo che il problema sia 2 o 3 mesi in più, onestamente, posto che da un anno e mezzo stiamo anche affrontando una pandemia. Ora non è per trovare scusanti o giustificazioni, ma comprenderete che abbiamo avuto una macchina amministrativa e anche un'attenzione a contrastare una pandemia che non è un problema da tutti i giorni, insomma. E quindi oggettivamente alcune procedure e alcuni interventi non è che abbiano subito un ritardo, ma sono stati posticipati perché c'era un'emergenza sanitaria, sociale, economica, una pandemia, ragazzi, che ha coinvolto il mondo mettendolo in ginocchio. Non il comune di Avellino, non il sindaco Festa, il mondo è stato messo in ginocchio dal Covid. È evidente che l'attenzione anche di questa amministrazione era rivolta ad affrontare questo problema. Mi pare che tra l'altro l'abbiamo fatto bene. Ora, al di là dei giudizi su Gianluca Festa, io vorrei che noi valutassimo l'accaduto. Noi siamo stati la città che ha avuto, credo questo senza tema di smentita, il minor numero di contagi. Questo è il dato. Immagino anche grazie ai test rapidi che io riuscii a somministrare già a marzo dello scorso anno, grazie ai tamponi rapidi gratuiti, 15.000, questa amministrazione ha offerto 20.000 test gratuiti alla propria comunità. E io ritengo anche grazie alla chiusura delle scuole superiori, poi ognuno la penserà come vuole, ma io rimango convinto della mia scelta,
Tant'è vero che io mantenni aperte le scuole elementari e medie perché non ritenevo che ci fosse un problema e non ne abbiamo registrati, e invece tenni chiuse in DAD le superiori perché temevo che i 6.000 studenti provenienti dai vari paesi della nostra provincia, sui quali non avevo il controllo, e potessero rappresentare un rischio. Alla fine devo dire che il dato ci ha consegnato un numero ridottissimo di casi positivi, a differenza di quello che è accaduto altrove, e quindi ritengo che questa strategia che abbiamo adottato sia stata vincente. Poi ognuno si fa la sua opinione, ma i numeri parlano chiaro, ci consegnano questa verità. Sì, Alberto, tranquillo, toglieremo anche le luminarie, non preoccuparti. Piazza Kennedy, sì, Modestino, l'ho detto, però c'è un tema. O cambiamo il percorso dei pullman, e guarda, non è che solo il sindaco può decidere, ti dico di più, che il trasporto extraurbano non è di competenza del sindaco, perché sennò qua mi sembra che anche se piove è colpa del sindaco. Poi io onestamente non è che abbia paura di assumermi tutte le responsabilità, però bisogna anche ripristinare un minimo di verità. Non è che ogni cosa che accade è sempre colpa del sindaco, anche rispetto al piano dei trasporti. Io dico la mia, provo anche a indirizzare, a suggerire, e l'ho fatto, e l'ho fatto. E secondo me il passaggio del terminal, lo spostamento del terminal sullo stadio e il conseguente passaggio dei pullman dell'extraurbano attraverso la Bonatti, con la sosta allo stadio e la fermata poi a Via Manuele Silvati, quindi presso il campus, avrebbe già un anno e mezzo fa rappresentato una novità molto utile. Non si fece, io auspico che si possa fare oggi. Costerà di più, non c'è dubbio, perché si farà qualche chilometro in più probabilmente, ma noi vogliamo risolvere il problema o risparmiare sempre? E le due cose non è detto che combacino. Allora, secondo me si può fare uno sforzo, è evidente che serve l'accordo con l'AIR, la Regione, con la Regione, con tutti. Ma se noi ci rendiamo conto che questa è la soluzione, non la panacea per tutti i mali, ma una soluzione importante, perché ricordo che le strade sono sempre quelle e i mezzi sono sempre di più, e quindi cambiare il percorso e magari sfalsare l'orario di apertura, di ingresso meglio, presso le scuole e presso gli uffici. Io penso che queste siano le due soluzioni. Non ho cambiato idea, l'ho sempre avuta la mia idea, col tempo devo dire che trova conferme e questo mi fa piacere. Quindi smentisco anche chi, come al solito, vuole dire il sindaco cambia idea, farmaci dire no, io ho sempre avuto questa idea, mi dispiace per voi, ed è per questo che faccio le dirette, perché così dalla mia viva voce la gente può ascoltare quella che è la verità. Ultima questione, sanificatori, che anche su questo io voglio essere chiaro. Guardate che io ho comprato come amministrazione, spendendo 70-80 mila euro, i sanificatori a dicembre dello scorso anno, e li acquistai con i soldi del piano di zona per gli asili. Perché per gli asili? 3, 4, 5 anni, che sappiamo tutti, tutti abbiamo i figli, abbiamo nipoti o conosciamo i piccoli, sono ingestibili, non è che li fermi. E quindi, per farli stare più in sicurezza nelle aule degli asili, a ottobre dello scorso anno noi immaginiamo di acquistare i sanificatori per gli asili, tenendo conto che poi invece per le scuole elementari e medie c'erano comunque i banchi, le mascherine, quindi un distanziamento e un ordine che, devo dire, stiamo mantenendo. Strumentalmente, che fa l'opposizione? Mi dice: prendiamo 250.000 euro e compriamo gli altri sanificatori per le classi elementari e medie. Premesso che su quel capitolo di bilancio c'erano 150, ma non vi dico neanche questo. Ma qual era il capitolo di bilancio? Quello della pubblica incolumità. Quindi cosa avrei dovuto fare io? Togliere i soldi che utilizzo sempre, perché sempre li utilizzo, in caso di allagamenti della città, di neve o di pericolo serio per la pubblica e privata incolumità, per acquistare i sanificatori. Quindi non è che il sindaco ha detto no all'acquisto. Il sindaco ha evitato strumentalizzazione, ha fatto una scelta. Lascio la mia città scoperta rispetto, e voi lo sapete, Tufarole, Rampa San Modestino, via Scandone, via Carducci, ogni volta che purtroppo c'è un'acquazione, via Tedesco, ogni volta che c'è un'acquazione siamo costretti a intervenire
perché è un problema strutturale, atavico della città, non è colpa mia o colpa vostra, neanche del tempo. Stiamo anche provando a risolvere, ma abbiamo dei problemi seri, o quando c'è la neve o quando c'è la rottura di una fognatura, c'è lo sversamento di liquami in strada, c'è un pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità. E beh, quel capitolo da cui qualcuno avrebbe voluto sottrarre i soldi è quello che serve per salvaguardare l'intera comunità. Gli avrei dovuto togliere tutti i soldi, ed erano comunque insufficienti, da quel capitolo per comprare sanificatori in alcune classi che sicuramente avrebbero un miglioramento, ma nelle quali altrettanto ovviamente il distanziamento tra i banchi e la mascherina, certamente, io ho due bambini che frequentano le medie, quindi so che significa avere un bimbo, stare in classe 5 ore, 6 ore con maschera, lo so, non è che mi sfugge il problema, però devo dire che per quello che hanno messo in campo le scuole, la sicurezza la stiamo garantendo, quindi sono tranquillo su quello che si sta facendo. Avrei dovuto aumentare questa tranquillità, ma rimanere scoperta la mia comunità rispetto ad altri problemi. Queste azioni strumentali scelerate non fanno bene alla nostra comunità. Guardate che il tema dell'attacco, della strumentalizzazione, non è che vi fa fare qualche voto in più, fate brutta figura. Perché poi io racconto la verità e vi smaschero. Voi pensate di mettere in difficoltà il sindaco, poi il sindaco va nella sua diretta o va sui giornali, racconta come sono le cose, vi smentisce, vi smaschera. Ma voi pensate che il fatto di fare polemica ogni volta, di criticare anche strumentalmente, vi porti qualche consenso? Sempre secondo le verità. Rassegnatevi, da questo punto di vista il vostro risultato, la vostra performance non cambierà. Vediamo un po' di rispondere, anche perché siamo quasi a mezz'ora ed è cominciata la partita. Bene, allora io direi fischio d'inizio, c'è stato un minuto fa, colleghiamoci con Monopoli e Forza Lupi, vi aspetto lunedì prossimo, buona serata.